Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamoci insieme questo video di questo cane. Seguitemi. Sciolgo il Nicoli dentro il contenitore della planetaria. Lo sciolgo con una parte dell'acqua. Ok. E poi aggiungo le farine. Potete anche metterle insieme, miscelarle e poi aggiungerle. Aggiungo altra acqua. Come avete visto, non faccio autolisi in questo impasto, quindi faccio un impasto diretto, aggiungo mano a mano altra acqua, scusate la mia voce, e poi vado a far girare in planetaria. Il resto dell'acqua la metto piano piano, così mi regolo anche l'idratazione, e aggiungo poi il sale. Ora comincia a fare caldo e diventa un problema accendere il forno in casa. Quindi farò ancora qualche impasto tutto giugno, poi luglio mi prendo un attimo di pausa. E ad agosto, come sapete, me ne vado in Alto Adige e da lì magari qualcosina la farò. Bene, una volta impastato, metto nella ciotola che ho oliato e faccio un primo giro di pieghe. Tra un giro e l'altro copro con un telo, quindi farò due giri di pieghe. E poi l'ultimo giro copro con la pellicola. Lo vado a mettere in frigo, ma soltanto perché non faccio in tempo a farlo, no? Pomeriggio tardi, quindi non farò in tempo. Quindi lo tengo in frigo fino a domani mattina. Questa naturalmente è una cosa che dovete regolarvi voi a seconda de degli impegni che avete. Se iniziate la mattina lo potete fare benissimo in giornata anche perché fa molto caldo. Però ecco, io preferisco sempre fare un passaggino in frigo così allungo un pochino i tempi. La mattina dopo l'impasto è ben lievitato, lo tiro fuori dal frigo, lo tengo un'ora e mezza, anche 2 ore, a temperatura ambiente. È molto, molto morbido, molto idratato. Vedete che a seconda delle farine che mettiamo, magari anche con la stessa dose di acqua c'è un comportamento diverso perché alcune farine assorbono di più, altre meno. Quindi cambiando la farina si ha anche un risultato diverso. Bene, dopo questo giro di pieghe, pirlo leggermente. E poi lo faccio riposare, una mezz'ora dovrebbe bastare, con questo caldo che fa, mezz'ora, 40 minuti. E poi procedo direttamente a formare il filone. Allora, mi sono accorta adesso, mettendo tutti i file, che mi è saltato il file della formatura del filone. Vi metterò però un link in alto, per vedere come si forma il filone. Una volta formato, l'ho messo nel cestino, spolverizzato di semola e lasciato lievitare. Eccolo qua, dopo all'incirca 5 ore. Se volete, potete fare anche un passaggio in frigo, come volete. Una volta pronto, come vedete, è bello gonfio, ancora è bello gonfio e torna lentamente su e io direi che è pronto perché, vedete, ancora torna su, perché se non torna su sta passando di lievitazione.
Bene, ho acceso il forno al massimo, come al solito, quindi 240, scusate. Allora, io procedo in questo modo. Capovolgo il mio filone perché l'avevo messo con la chiusura sopra, quindi lo ribalto sulla carta forno. Procedo così, vedete? Intanto nel forno c'è l'altra teglia che è calda, in modo che poi farò scivolare questa carta forno direttamente sull'altra teglia. Ora farò dei tagli veloci, metto ancora un po' di semola. Ok, nel forno ho messo già un pentolino con un po' d'acqua. E mio marito mi ha sistemato la lametta, vedete, sopra questo manicotto di legno. Allargo bene il taglio e vado. Come vedete, ha preso la spinta della teglia calda e si è alzato subito. Dopo 20 minuti tolgo il pentolino e abbasso a 220, continuo la cottura abbassando ancora a 200, ultimi 10 minuti a spiffero. Ci sono voluti pressappoco 50-55 minuti. Lasciamo raffreddare prima di tagliare, eh? Beh, io direi che è venuto bene, no? Che ne dite, amici? È molto croccante fuori e è molto profumato e buono. Bene, amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere i miei video e a lasciare un like sul mio canale YouTube. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!